Un fondo fiduciario da 1,8 miliardi di euro per lo sviluppo in Africa e 3 miliardi per il piano di azione con la Turchia. Da Malta, dove si è conclusa la 48 ore di negoziati e discussioni sull'emergenza rifugiati, l'Unione Europea conferma le sue intenzioni iniziali, intenzioni che però lasciano insoddisfatti molti, alcuni paesi africani che ritengono troppo esiguo il contributo comunitario e il blocco oltranzista dell'est europeo, che continua a dirsi contrario alla ridistribuzione dei rifugiati. Non sono affatto soddisfatto dal ritmo dei ricollocamenti tra gli Stati membri. Fino ad oggi sono state appena 130 le persone partite da Italia e Grecia verso altri Stati europei, mentre il numero totale da ricollocare è 160.000. Se continuiamo così, riusciremo a ricollocarli tutti soltanto nel 2101. Dobbiamo procedere a un ritmo più spedito, ha tonato Juncker al termine del summit. Alla Valletta si è confermato centrale il rapporto tra Unione Europea e Turchia, a cui compete un ruolo importante soprattutto nell'alleggerimento delle tensioni tra i paesi del centro-est europeo. In cambio dei nostri aiuti, Ankara potrà velocizzare le procedure di rinvio dei migranti giunti in Europa all'interno dei confini turchi. È una procedura già attiva per quanto riguarda i cittadini turchi, ma c'è bisogno di velocizzarla anche per le altre nazionalità. L'Europa continua nel suo corteggiamento alla Turchia di Erdogan, se è vero che il prossimo summit sui rifugiati, annunciato per questa fine mese, sarà centrato interamente sulle relazioni con Ankara. With the Turkish leader, James Franey, Euronews, in Valletta, Malta.